Un saluto a tutti e benvenuti in questo speciale appuntamento del Betting Exchange. Parliamo di operazioni reali su un conto reale. Molti di voi già sanno che nel corso dell'anno apro dei periodi particolari di operatività nei quali cerco di ricavare il massimo a livello di percentuale sul capitale iniziale. E questo è successo anche nell'ultimo mese, dal 12 settembre 2016 al 12 ottobre 2016. L'ultimo deposito è avvenuto il 18 settembre 2016, per semplificare abbiamo indicato comunque l'ultimo mese e vedremo che tipo di risultati ci sono stati. Sono operazioni reali su un conto reale dove sono racchiuse diverse strategie, dalle strategie con maggior rischio, dove abbiamo però un quadro tecnico statistico di studio molto elevato che arriva anche al 98%, tra parentesi ogni partita richiede circa 15-20 minuti di studio, e abbiamo anche delle scommesse tra puntate bancate con un rischio molto più ridotto, ma un quadro tecnico statistico decisamente diverso, quindi non avremo più il 98%, ma abbiamo delle percentuali decisamente più alte, ma sempre sopra il 50%. A seconda della percentuale, ovviamente varia anche il tipo di rischio. Partiamo quindi e vediamo quello che è successo per l'appunto dal 12 settembre al 12 ottobre 2016. Partiamo con Espanyol Real a 49 euro di profitto, Palermo Juventus 37 di profitto. Ecco, per semplificare andrò a citare la partita e a dichiarare per difetto il risultato, sia esso in profitto sia esso in perdita, tralasciando le commissioni, altrimenti diventerebbe veramente un video troppo lungo se andassimo a citare tutto quanto e andare a vedere nello specifico la partita. Questi sono comunque, ripeto, risultati reali su un conto reale. Dopodiché andremo a vedere anche, tra virgolette, i raggi X di tutte queste scommesse tra responsabilità e storni, vincite e quant'altro. Intanto andiamo a vedere appunto le scommesse in sé. Quindi ripartiamo: Espanyol Real 49 di profitto, Palermo Juventus 37 di profitto, Dortmund Real 28 di profitto, Atletico Bayern 125, Sparta Praga Inter 49, Brescia Bari 68, 10 di perdita in Virtus Entella Vicenza, Udinese Lazio 36 di profitto. Andiamo sulla seconda schermata che si apre con Milan Sassuolo 58 di profitto, Celta Barcellona 41 di profitto, Italia Spagna 83 di profitto, Novara Ascoli 2 di perdita, Cittadella Frosinone 4 in profitto, Germania Repubblica Ceca 24, Pisa Spal 1 euro, Macedonia Italia 50 euro di profitto, terza e ultima schermata che si apre con Svezia Croazia 5 di perdita, Olanda Francia 1 euro di profitto e 3 euro in Polonia-Armenia. La perdita più importante l'abbiamo avuta in Virtus Entella Vicenza, come vedete qui, 10 euro circa di perdita, e in totale le perdite sono state di circa 17 rotti euro. Come vedete, le tre partite in questione sono Svezia-Croazia, sono Novara Ascoli di Serie B e un'altra partita di Serie B, Virtus Entella Vicenza. Tutte le altre sono in profitto, 16 scommesse su 19 sono state in profitto. Il profitto più elevato si è registrato in Atletico Madrid-Bayern Monaco, 125,44 euro. Questo è quello che è successo in questo mese, parliamo di circa 640 euro. Al termine del video poi metterò proprio i dati esatti di tutto quello che è successo in termini di risultati, scommesse e quant'altro, quindi avrete proprio un quadro specifico dettagliato. Comunque parliamo di circa 640 euro di profitto con un deposito che era avvenuto il 18 settembre di circa 900 euro. Quindi fate voi i conti della percentuale che comunque poi
metterò sul video, devo fare un attimino i calcoli. Comunque parliamo di oltre il 60% a livello di percentuale. La scommessa vissuta come un investimento, come vedete, e soprattutto la serietà nei vostri confronti, risultati reali su un conto reale. Invito tutti i corsisti, parliamo di più di 1000 corsisti che hanno partecipato al precedente corso di betting, a contattarmi qualora fossero rimasti così l'avessimo persi per strada o per un motivo o per l'altro ci fossimo persi di vista, perché ovviamente ci sono degli aggiornamenti importanti che arriveranno gratuitamente, e gratuitamente poi usufruiranno anche del prossimo corso importante che si svilupperà nei prossimi mesi, e quindi ovviamente tutto di guadagnato. Quindi l'invito è ai pochi, parliamo più o meno parliamo di 10-12 persone che facendo i conti un attimino si sono perse di vista via Skype o via email per un motivo o per l'altro. Insomma, se avete piacere e modo ricontattatemi, perché ovviamente ci abbiamo degli aggiornamenti rilevanti. Quindi già il precedente corso era impostato molto bene sulle strategie appunto narrate e insegnate. Abbiamo implementato il tutto e quindi ovviamente l'invito è rivolto a tutti. Invece per i nuovi stiamo organizzando e sviluppando un nuovo corso, partirà nei prossimi mesi, quindi non stiamo vendendo nulla in questo video. Quello che ci piace fare è di dare serietà e trasparenza, quindi stiamo facendo vedere dei risultati reali, non stiamo dicendovi che sarebbe facilissimo facendo due cose con un foglio di Excel e dirvi di acquistare una strategia. Il corso costa meno delle strategie che vedete online, quindi è veramente una cosa di piacere e di condivisione. Però ci piace, insomma, dare serietà a chi ci ascolta, quindi parliamo, ripeto ancora una volta, di risultati reali su un conto reale. Andiamo a vedere i raggi X di questo conto reale, un attimino quindi che si apre la schermata. Quindi qui in questo caso che cosa vedete? Vedete proprio il crawl tecnico, come posso dirvelo, insomma vedete proprio i raggi X di tutto quello che è avvenuto nel conto. Quindi non vedete più la partita in sé e se è stata una vincita o una perdita, ma vedete tutto quello che è successo nel conto. Quindi tutti i movimenti, 10 giorni invece che 10 giorni, ovviamente metteremo 30 giorni. E sulle righe io lascerei 10 righe, perché potremmo anche mettere 100 righe. Il problema è che 100 righe poi si capisce secondo me meno, quindi lasciamo 10 righe e vediamo appunto quello che è accaduto dall'ultima schermata fino alla prima. Quindi la prima schermata è quella con i movimenti più recenti. Arrivando all'ottava schermata, che ho cliccato adesso, arriviamo all'ultimo versamento, quindi versamento PayPal, come vedete in fondo, 18 settembre 2016. C'è stato l'acquisto. Che cos'è l'acquisto? Semplicemente quando andiamo a puntare o bancare, quindi quello che ci viene in quel momento tolto dal conto. Diciamo, può essere una cauzione, una caparra, come vogliamo chiamarla. Poi, se ovviamente vinciamo, andiamo a vincere, e ovviamente questa cauzione, tra virgolette, che ci prende il bookmaker, poi ci viene ridata, ci viene stornata, ci viene accreditata e quant'altro, insomma, chiamatela come volete. E se invece perdiamo, ovviamente se la trattiene. Dove vedete lo storno è spesso e volentieri quando una quota varia dall'ultimo istante. Spesso e volentieri è così. Se varia all'ultimo istante, ovviamente ci dà comunque la giocata, nel tempo stesso ci dà lo storno perché è cambiata all'ultimo momento, quindi non è più valida la quota precedente, ma è valida quella nuova, e ovviamente ci viene stornata la quota in eccesso in questo caso. Quindi quando vedrete gli storni parliamo più o meno di questo concetto. Io direi di partire, quindi vediamo. Ovviamente le scommesse le abbiamo già viste prima, quindi non torneremo su questo punto,
Quello che dobbiamo vedere è il saldo progressivo. Ovviamente, se vedete nuovi versamenti da qui alla prima schermata, significa che il saldo finale è taroccato. Quindi, versamento PayPal, ultima riga, 900 euro. Quello è fondamentale. Andremo a vedere il saldo progressivo e andremo a vedere tra uscite e entrate quello che accade e quello che succede fino alla prima schermata. Quindi partiamo da 900 euro e 25 centesimi, questa è l'ottava schermata, settima schermata che si apre con 1015 e si conclude con 1141, siamo arrivati al 28 settembre, sesta schermata che si apre con 1142 e si conclude con 1147. Quinta schermata 1146-1221, quarta schermata 1211-1287, ovviamente nell'intermezzo vedrete le varie offerte, acquisti, responsabilità, storni e quant'altro, e quindi è tutto, diciamo, il crawl delle scommesse che avete visto in precedenza. Ripeto ancora una volta, parliamo di strategie, diverse strategie che abbiamo messo in questo paniere, in questa finestra. Andiamo dalle strategie con un rischio più ridotto e quindi avremo delle scommesse di un certo tipo, mentre quando abbiamo un quadro tecnico-statistico molto elevato, abbiamo ovviamente un rischio molto più elevato. Ogni partita richiede 15-20 minuti di studio. Ci sono diverse cose da vedere, da valutare, da sistemare. Insomma, è un insieme di cose, non è una scommessa nuda e cruda di un sistema robotico, automatico o quant'altro. Ogni scommessa, che sia una puntata, che sia una bancata, insomma, richiede un certo studio e un certo impegno. Arriviamo quindi alla terza schermata, 1287, si apre il 2 ottobre e si conclude il 7 ottobre 2016. Siccome andiamo in un discorso decrescente, cioè andiamo dalla data, dalla scommessa più recente a quella meno recente, quando dico la terza schermata si apre, ovviamente si apre, intendo l'ultima riga in questione e si conclude è la prima riga in questione. Seconda schermata che si apre con 1470 e si conclude con 1552 e la prima schermata che si apre con 1553 e si conclude con 1552. Qui vedete ovviamente anche la transazione, quindi maggior trasparenza non possiamo averne e ovviamente tutte le voci che abbiamo narrato prima. Quindi questo è quello che è successo dall'ultima schermata. Eravamo partiti con 900 euro e arriviamo con 1552 euro. Quindi parliamo di circa da 900 a 1552, parliamo di 652 euro e rotti, quindi sia con le vincite sia con le commissioni e quant'altro siamo arrivati circa a questo saldo progressivo che si attesta ad oggi a 1552,81 centesimi. La scommessa vissuta vista come un investimento. Questo è quello che ci piace fare. Questi sono i risultati ottenuti nell'ultimo mese dal 12 settembre 2016 al 12 ottobre 2016. Parliamo coi fatti, non con le chiacchiere. Stiamo programmando, ultimando il corso che poi si svilupperà nei prossimi mesi. Per trasparenza e onestà nei vostri confronti, non vogliamo farlo adesso, ma vogliamo farlo in maniera importante tra qualche mese. Quello che ci piace fare però è parlare coi fatti, non parlare con un foglio, come posso dire, vuoto o di Excel
o quant'altro. Questi sono risultati reali su un conto reale, che piaccia o meno. Questo è quello che è successo e quello che è accaduto. Io vi ringrazio, vi scuso ovviamente per il video molto lungo, però c'erano tante cose da chiarire, da vedere, da analizzare. E quindi un grazie di cuore a tutti. Ripeto, appuntamento tra qualche mese per il nuovo corso di betting. Invito i vecchi corsisti, coloro i quali si sono persi per strada o ci siamo persi di vista, insomma, a ricontattarmi se hanno voglia e piacere, perché è tutto di guadagnato, ovviamente, se rimangono appassionati al mondo del betting. E ovviamente un saluto a tutti, un ringraziamento speciale a tutti coloro i quali ci hanno dato fiducia da qui agli scorsi mesi. E non mi resta ovviamente che ringraziarvi. Appuntamento al prossimo video. Un caro abbraccio e un saluto, a presto.